Marcello Bozza, giovane imprenditore lucerino. Siamo qui davanti alla casa circondariale di Lucera. Stanno proprio agli ultimi sgoccioli i lavori intrapresi dalla ditta all'incirca ad aprile di quest'anno. Innanzitutto, quali sono stati i lavori? Che cosa avete realizzato, avete fatto? Sì, buongiorno a tutti, mi presento, sono Bozza Marcello. I lavori sono stati eseguiti nel seguente ordine. Praticamente sono stati fatti in parte dei tetti che rappresenta l'Istituto Penitenziario di Lucera, sono state rimbrozzate tutte le travi perimetrali dei tetti con le capriate e poi sono stati rifatti direttamente i tetti con tegole e tutto quello che li segue. Poi sono state fatte anche le facciate, il ripristino delle facciate a parte intonaco civile e anche abbiamo ripreso le facciate con il vecchio mattoncino, ripreso con la stiratura e la fugatura dei mattoncini. Poi è stato preso anche nel progetto della gara, è stato fatto anche un impianto VRF di ultima generazione, dove è stata messa una macchina LG con 13 split. Il lavoro è iniziato, sì, come hai detto tu, diciamo ad aprile, però con la massima cautela perché abbiamo lavorato all'interno dell'istituto, stando a contatti con l'istituto e con i detenuti, però è stata una bellissima esperienza. Ci tenevo a ringraziare i lavori, sì. Ci tenevo a ringraziare un po' tutto l'istituto, dalla comandante agli uffici, sia amministrativi che del penitenziario. È stata una bellissima esperienza. Si è maturato sotto tantissimi punti di vista, potrei dire. Però i lavori stanno quasi al termine, si stanno finendo solo gli impianti VRF, come dicevo poc'anzi, e niente, è stata una bellissima esperienza. I lavori comunque sono stati tutti terminati nei migliori dei modi e ci tenevo a ringraziare l'Istituto Penitenziario di Lucera, la MOF in cui abbiamo lavorato, soprattutto ci tenevo a ringraziare il percorso che abbiamo fatto con il sovrintendente capo Marino e l'assistente capo Delrico, in cui abbiamo intrapreso un bellissimo percorso che è lavorativo, ma soprattutto mi hanno insegnato tantissime maestranze come si sta nel carcere, perché non è facile lavorare in un istituto, specialmente dove siamo a contatto con dei detenuti, c'è tutta un'altra tipologia di lavoro. Senti, allora, tutto ok, tutto perfetto, Sì. insomma, però dovremmo aggiungere che la casa circondariale di Lucera, insomma, era assente da lavori da molti anni, il che vuol dire che avete avuto anche più difficoltà nel lavorare. Sì, indubbiamente non si facevano lavori da anni, però come si dice, non è mai troppo tardi per iniziare un lavoro. È stato, ripeto, un lavoro tranquillo, bellissimo. Ringrazio anche il PRAP di Bari, la direzione tecnica di Bari, dall'ingegner Cherubino, la di Veronico, l'ingegner Pastina. Ringrazio anche tutto l'ufficio amministrativo, sempre della Casa Circondariale di Lucera. Però i lavori sono stati eseguiti. Non si possono vedere né foto né immagine perché si sa la massima trasparenza che si sta in istituto. Niente, i lavori sono stati terminati, è stata una bellissima esperienza. Penso di aver fatto il mio dovere io con gli operai e soprattutto ringrazio anche i miei operai. Ci tenevo a ringraziare i miei operai, la mia squadra, e ci tenevo a ringraziare il capo squadra Antonio De Marco, che con tantissimo sacrificio, caparbietà e soprattutto abbiamo rinunciato anche le domeniche a lavorare anche nei giorni festivi. Senti, chiudiamo. L'importo dei lavori è costato quanto? Allora, l'importo dei lavori era a base d'asta 330.000 euro, con l'impresa Bozza, che sarei io l'amministratore, l'abbiamo fatto con un ribasso del 12%. Più gli oneri della sicurezza da aggiungere che non sono soggetti al ribasso. Bene, chiudiamo. Ovviamente possiamo fare un passaggio. Sei uno dei più giovani, se non forse il più giovane imprenditore. Ovviamente questo scaturisce da cosa? Da un rapporto familiare? Ma questo sicuramente da un rapporto familiare. L'azienda io l'ho ereditata da mio padre all'età di 17 anni.
lavoravo già con mio padre, poi ho avuto una perdita molto prematura di mio padre e ho voluto prendere io, come si vuol dire, le redini in mano. Sì, ci stava lui, sicuramente si poteva fare molto, ma molto di più, si poteva crescere di più, le ambizioni erano molto di più, si potevano prendere più lavori contemporaneamente. Però ho preso un buon esempio, io penso che da lassù mi stia guardando e penso che la strada è ancora lunga da fare, però ce la mettiamo tutta per fare sempre i lavori in modo dignitoso e di portare il cognome addosso che mi ha lasciato, che è un esempio per me.